Infatti, da una ventina di anni, tempi del dualismo Coppi-Bartali, la gente cerca di ricreare i due schieramenti con Motta e Gimondi, ma il 28 marzo 71 non c'è dualismo perché i due corrono entrambi con la maglia della Salvarani e proprio il gioco di squadra lancia Motta verso la vittoria, favorito dalla tattica di Gimondi e compagni che frenano l'inseguimento quando Gianni va in fuga con un gruppetto che poi batte in volata, prevalendo su Bergamo, Ritter, Zilioli, Colombo, Josta Pettersson, primo svedese a vincere il Giro d'Italia, Vianelli, un olimpionico dalle tante promesse non mantenute.